Fare come la Germania, la Francia, la Spagna, la Grecia, stanziare 30 miliardi per evitare che l'aumento del costo di luce e gas paralizzi l'economia. Matteo Salvini, anche in Friuli Venezia Giulia, sottolinea che si deve agire ora. La regione è autonoma, ha più margine d'azione perché può già erogare dei ristori. Il segretario della Lega ha incontrato alcuni imprenditori a San Daniele del Friuli, in provincia di Udine. L'alternativa è per l'Italia, e non sono sufficienti, però almeno a dicembre ci portano, o 30 miliardi oggi, per arrivare al 31 dicembre con un sistema industriale, commerciale, artigianale e produttivo in piedi, oppure se per rispettare gli oneri e i vincoli di bilancio non metto i soldi oggi, il 1 gennaio non metto 30 miliardi, il 1 gennaio metto 100 miliardi per pagare disoccupazione, cassa integrazione e NASPI. Se votano gli italiani non c'è nessun rischio per la democrazia perché il popolo è sovrano, lo riconosce la Costituzione. Invito Letta domani a firmare a quattro mani il decreto energia da 30 miliardi per bloccare gli aumenti della luce e del gas. Ecco, l'unica emergenza che vedo in Italia è quella della disoccupazione, del freddo e della fame. Non vedo rischi di fascismo, di razzismo o di altre robe strane.